Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza e la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la Regina ai nori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione è la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. La solennità dell'Assunzione di Maria ci pone di fronte a un momento di particolare intimità, di particolare amore di Gesù per Maria. Ci dice cioè che il legame di Gesù con la madre è tale da non lasciare che questa sperimenti la corruzione, resti in qualche modo imperfetta nel suo itinerario, nel suo compimento verso la beatitudine. Ma fin dall'inizio, da subito, dalla sua morte, ha voluto che fosse insieme a lui nella gloria, partecipe come lui della resurrezione. È un privilegio che in realtà descrive l'itinerario che si prepara per tutti noi, ma che vediamo in Maria come immediatamente realizzato. È quello che Paolo annuncia appunto della chiamata per tutti a partecipare della resurrezione di Gesù. Prima Cristo che è la primizia, poi quelli che sono di Cristo e poi tutto sarà consegnato al Padre. L'obiettivo che ha Dio nella missione di Gesù è liberare il mondo dalla morte, dalla corruzione, dalla distruzione di quello che siamo. Gesù risorto dai morti è segno di questa vittoria e Gesù coinvolge immediatamente la madre in questo percorso, in questo itinerario, perché sia chiaro per noi che è un passaggio possibile anche per gli umani, non è una realtà riservata al Figlio di Dio, ma che lui rende attuabile, realizzabile per tutti noi. È quindi un privilegio di Maria che celebriamo, ma anche una fondamentale dichiarazione di speranza, di fiducia che riceviamo da questo dono che Maria riceve. E in effetti abbiamo sentito già dal Vangelo, in Maria c'è questa consapevolezza che quello che accade in lei, le grandi cose che il Signore fa nella umiltà della sua serva, sono un segnale di cambiamento, di trasformazione della vita di tutti, della vita di tutta la società, la comunità umana. Ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti. C'è un cambiamento del mondo che è reso possibile proprio dalla presenza del Signore che in lei sta maturando. È questo che rende così grande l'esultanza dell'incontro con Elisabetta, questa benedizione reciproca che si scambiano, il riconoscere la beatitudine del credere nell'adempimento di quanto il Signore ha promesso. Sono quei segnali che fanno comprendere che si sta realizzando qualcosa di veramente decisivo, di veramente grande, di cui queste donne hanno la percezione, anche se probabilmente è difficile pensare che immaginassero già cosa poteva comportare o come si sarebbe realizzato, o cosa avrebbe comportato per i loro bambini, anche di fatica, di sofferenza. Ecco, oggi quindi celebriamo questo dono che Maria riceve, questo annuncio di speranza che a noi viene offerto. La prima lettura ci presenta una visione della Chiesa nella donna vestita di sole, che spesso nella tradizione è stata affiancata, avvicinata alla figura di Maria. Anche nei documenti conciliari si sottolinea come quello che si dice di Maria si può dire della Chiesa e si possono scambiare le dichiarazioni, le caratteristiche
proprio perché Maria è elemento privilegiato, primo, della realtà Chiesa. Nell'Apocalisse si descrive la Chiesa come una donna che è signora della storia, che è vestita della realtà di Dio, che è qualificata dal collegio apostolico e che vive costantemente le doglie e il travaglio del parto. È una sua caratteristica, essere continuamente partoriente, essere cioè chiamata continuamente a generare la persona di Gesù. E continuamente questa generazione viene insidiata, attaccata dal drago, dalla presenza del maligno, che viene descritto come pieno di capacità di organizzare, di colpire, ma con un potere che non è così decisivo, così definitivo, anche se è unanime e completo il riconoscimento che riceve da parte degli uomini. Può trascinare solo un terzo delle stelle, rovina tutta la creazione, ma non la può distruggere. È un potere limitato. E l'Apocalisse ci descrive appunto che il figlio viene custodito presso Dio, il figlio che questa donna genera, il figlio maschio, sale presso Dio per prendere il trono che gli compete, nessuno potrà colpirlo. E il racconto poi prosegue con la descrizione della lotta di Michele contro il drago, della vittoria di Michele che scaccia definitivamente dal cielo il drago. Non c'è più posto per lui in cielo, cioè là dove ci sono le realtà che contano, dove è la realtà di Dio. In Gesù è sconfitto il male, ma ci dice l'Apocalisse, questo drago colpito e sconfitto va a attaccare gli altri figli della donna, mentre la donna viene custodita un po' da tutta la creazione. Ecco, dichiarano le voci nel cielo, si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, si è compiuta una vittoria nella morte e nella resurrezione di Gesù, ma c'è ancora tanto da combattere, da lottare nel percorso della storia. E continuamente se ne fa esperienza. Ecco, questa visione però della Chiesa in qualche modo custodita, della salvezza che si è compiuta, si addice alla festa di oggi perché in Maria appunto noi vediamo un compimento, vediamo una cosa ci sta alla fine. Per lei in modo privilegiato, prioritario, ma cosa ci sta alla fine anche per noi che partecipiamo con Gesù della sua vittoria nei confronti della morte. Verrà sconfitta, verrà eliminata. È l'ultimo nemico a essere annientato, ma Gesù è vincitore in questo combattimento. Ecco, nella fatica quindi che facciamo attraverso il tempo, attraverso le tante vicende che ci accadono, siamo invitati a cogliere i colpi residui di questo combattimento, ma nello stesso tempo siamo invitati a guardare con fiducia al fatto che Michele ha vinto, che il drago è stato precipitato, che la storia non ha un percorso incerto del quale dovremo stare a vedere come andrà a finire. Ma siamo custoditi da parte di Dio, siamo resi partecipi della sua gloria. Ecco, in Maria assunta in cielo c'è il segno più concreto possibile di quello che è l'itinerario che Dio ha pensato per noi, del quale vuole renderci partecipi. E quindi mentre noi celebriamo lei, preghiamo lei che ci aiuti a fare questo percorso, nello stesso tempo riceviamo da lei la fiducia necessaria per procedere, per saper andare avanti, per essere capaci come lei di cantare il nostro Magnificat e di dire al Signore grazie per tutto quello che realizza. Maria, al momento in cui parla con Elisabetta, non ha certo
l'evidenza di quello che dichiara, non è qualcosa che ha sperimentato, ma è qualcosa che la sua fede le fa vedere, che in Gesù la vittoria è compiuta, è garantita. Ecco, anche noi siamo invitati a fare nostro il Magnificat, a dire al Signore grazie perché ha rovesciato i potenti dai troni, ha sollevato gli umili, anche se vediamo intorno a noi ancora tante ingiustizie. Però riconosciamo che in Gesù quella realtà è vanificata, quell'arrangiarsi di chi vuole acquistare a qualunque costo un pezzo di potere, di dominio, è un agire che non avrà un seguito, che non porterà niente di buono o di definitivo, che la realtà definitiva è la vittoria del Signore, il suo poter stabilire i suoi figli in comunione con Lui, partecipi della realtà del paradiso. Ecco, chiediamo al Signore che contemplare, osservare il mistero del percorso di Maria possa aiutarci ad essere sempre più attenti e partecipi delle tappe che il nostro percorso deve fare per poter raggiungere la sua stessa meta.